Ciao a tutti! Oggi vedremo il mio primo quaderno, i primi 2 mesi di scuola. Per prima cosa abbiamo ritagliato questa mela con la scritta Benvenuta a scuola e poi i bambini hanno disegnato loro stessi con la prima frase Io sono Camilla. Approfitto per salutare la mia alunna Camilla. Ciao Cami! Poi, siccome noi ci troviamo in quest'anno particolare, abbiamo colorato questa simpatica mascherina e letto la filastrocca di Rita Sabatini. Il secondo giorno di scuola abbiamo disegnato il nostro animale preferito, il nostro colore preferito, il nostro cibo preferito. Poi abbiamo fatto la nostra prima scheda di prima e dopo. Prima ci sono le nuvole, dopo ci sarà il temporale. Qui hanno dovuto disegnare cosa c'è prima di un castello di sabbia. Ci sono bambini che giocano con la sabbia. Prima c'è una tela vuota, poi abbiamo una tela disegnata. Pregrafismo, che non può mai mancare. E poi riconosco le figure uguali e le coloro nello stesso modo. Un bel ritmo! È una figura che hanno ritagliato in 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrati e poi ricomposto. Un altro ritmo. Un altro ritmo. E qui la nostra maestra Vania. Benissimo, qui abbiamo la comprensione del testo, la loro prima comprensione. Dove si svolge la storia? Chi è la maestra dei cuccioli? Quali cuccioli si perdono? Chi aiuta i cuccioli a tornare alla grande quercia? E che cosa preparano insieme i cuccioli? Bisognava qui colorare la vignetta giusta. E qui la fine della storia con pregrafismo. È autunno. Guardate un po' l'albero d'autunno, perde foglie gialle. 25 settembre, uguali, diversi. Ancora pregrafismo. E qui la caduta delle foglie. Questo aiuta moltissimo il corsivo. Tutte le spirali rotondeggianti aiuteranno i bambini nella scrittura del corsivo. Ancora è presto, ma meglio anticipare i tempi. E poi la lettura dell'albo illustrato Elmer. L'elefante multicolor. Ai bambini è piaciuta moltissimo la storia. Io, come Elmer, sono in un gruppo, la prima D. Ho consegnato ai bambini una scheda e loro la dovevano ritagliare, colorare ed incollare gli alberi dal più piccolo al più grande. Per quanto riguarda le casette, invece, dalla più grande alla più piccola. Qui ho chiesto loro di ritagliare queste foglie e incollarle sul quaderno separando le foglie piccole dalle foglie grandi e Camilla le ha separate così: sulla destra le foglie piccole, sulla sinistra le foglie grandi. Qui abbiamo due bimbi, uno di fronte e una di spalle. Come si chiama il bimbo che è di fronte? Andrea. Come si chiama la bimba che è di spalle? Susi. Qui è il contrario. Susi è di fronte, Andrea è di spalle. Qui è talmente preciso che sembra non essere ritagliato. Camilla ha prima ritagliato questa figura di fronte
e poi l'ha incollata. E qui invece è di spalle. È tagliata e poi rincollata. Di fronte, di spalle. Ecco qui un'altra illustrazione meravigliosa sull'autunno. È autunno, cadono le foglie e gli animali vanno in letargo. E un bel ritmo sui funghetti. E sulle chiocciole. Bene, dal 7 ottobre abbiamo deciso di separare i quaderni. Questo sarà esclusivamente il quaderno di italiano con la copertina blu, mentre quello di matematica avrà la copertina rossa. Noi siamo gli Acchiappalettere! Luca, Sara e Mirko. Acchiappalettere è un nome che è stato dato dagli alunni per indicare i tre amici protagonisti del libro magico, Capitello Editore. Luca, Sara e Mirko aiutano Topo Custode a cercare le lettere scomparse. E da qui la nostra avventura sulle lettere. Ecco Topo Custode e oggi i bambini hanno trovato la A. A di albero. Qualche esercizietto ancora. Qui si trovano le ombre, sempre Elmer. E qui ho letto una storia ai bambini e loro dovevano colorare solo gli elementi presenti nella storia. Delfini, canoa, tre bambini, due femmine e un maschio, ambientata al mare. Una scheda di pregrafismo. E qui bisognava mettere in ordine la storia. Tre amici in canoa. Uno, due, tre. Qui abbiamo trovato la E, grazie al nostro amico Elfo. Abbiamo imparato a memoria questa bellissima filastrocca di Maria Maltoni. Elfo aiuta elefante con la E. Ah, con la A avevamo fatto ape aiuta aquilone. Ogni lettera è abbinata ad una lettura e ad una comprensione del testo. Noi scriviamo la frase che più ci piace e illustriamo la lettura. E poi iniziamo con le letterone. La A in questo modo. Partiamo dall'alto e andiamo giù verso sinistra. Torniamo in alto, andiamo giù verso destra e chiudo. Quali disegni incontriamo? E li andiamo a scrivere qui. Stessa cosa per la E. Il verso della E. Giù e 1, 2, 3. Troviamo questi nomi e li andiamo a scrivere in stampato maiuscolo. Oggi abbiamo trovato la I. I. Su un'isola un indiano si spaventa perché Ippo si tuffa. Ecco l'ippopotamo e l'indiano spaventato. I. Ecco tutti i nostri nomi con la I. E oggi abbiamo trovato la O. Oca aiuta Orso a trovare gli occhiali. Li aveva in testa. Tutti i nomi sono stati scritti qui vicino. E la storia della U, eccola qui. Uccello salva il suo uovo dalla volpe che prende l'uva con un uncino. U.
che bello unicorno! Oh! I nostri nomi scritti accanto e poi le nostre verifiche sulle vocali. Una volta accertate le competenze dei bambini, iniziamo la prima consonante. In questo caso è la M. Il nostro libro riporta la consonante M. Disegniamo una grande mano, la M al centro e poi leggiamo ma, me, mi, mo, mu. M più A uguale sillaba ma. M più E uguale sillaba me. M più I uguale sillaba mi. M più O uguale sillaba mo. M più U uguale sillaba mu. Ma, me, mi, mo, mu. Le scriviamo sempre così. Anche per le consonanti abbiamo le nostre letterone disegnate. M si scrive così e quindi andiamo a scrivere i nomi che incontriamo seguendo il verso esatto di scrittura della M. Ho introdotto oggi per la prima volta lo stampato minuscolo e devo dire che i bambini sono stati molto molto bravi. Il giorno dopo aver presentato una consonante, faccio anche le sillabe inverse. Con una freccetta, ma diventa am, me diventa em, mi diventa im, mo diventa om e mu diventa um. Queste sono le sillabe inverse di m. E le andiamo ad illustrare. 5 riquadri per 5 nomi: ambulanza, Emma, imbuto, ombrello, Umberto. Ogni consonante, come per le vocali, è abbinato ad una lettura. Qui c'è mucamina, mucamina che va al mare. Mucamina va al mare e perde la merenda, ma mangia una mela. Iniziamo anche a fare i primi dettati muti. Come si fa un dettato muto? Scrivo alla lavagna una parola. La lascio per 10 secondi, dopodiché la cancello e i bambini hanno 10 secondi di tempo per riportarla sul quaderno. Unire i disegni alle sillabe iniziali. Poi li riscriviamo. Tutti questi nomi in stampato maiuscolo, stampato minuscolo e cerchiamo le sillabe. Abbiamo fatto la nostra prima frase. La mosca mangia il miele. La mosca mangia il miele. Iniziamo la seconda consonante, la consonante T, e qui andiamo a scrivere anche i nomi che contengono la T. Ormai siamo diventati bravi. La nostra lettura, ecco l'illustrazione ed ecco il riassunto che abbiamo fatto in classe. Il topo guarda il suo tesoro sul tavolo. È una torta! E se la T cambia posto? Vai con le sillabe inverse. At, et, it, ot, ut. Sillabe inverse di T. Sempre i nostri 5 riquadri con i nostri disegni e accanto la parola attore, etto, ittiosauro, otto e utto. È un nome proprio che abbiamo dato a questo pupazzetto. La nostra solita scheda di disegni e sillabe.
Le sillabe su cui sono scritte in disordine, i bambini subito se ne sono accorti. Ma così il gioco diventa più interessante. Andiamo a riscrivere le paroline con la T e poi eccola L. Luna, sole, valigia, letto, televisore e chiocciola. La lettura qui si fa sempre più complicata. Vedete, i bambini hanno fatto questa frase in classe. Il lupo libera la lepre perché il leprotto la sta aspettando. Ecco il leprottino. Ed ecco il lupo che libera la mamma lepre. Bene, amici, il nostro primo quaderno si conclude qui. Spero di essere stata chiara nella spiegazione del mio metodo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!